GR2. E restando in tema di sport, nel decreto Cura Italia è centrale il sostegno a istruttori e insegnanti delle discipline di base. Sentiamo. Lo Stato va in soccorso anche dello sport. Viviamo tempi bui, dice il presidente nazionale UISP, Vincenzo Manco, ma il decreto Cura Italia, tra i vari provvedimenti, regala una boccata d'ossigeno anche a chi con lo sport di base lavora, educatori e allenatori. Un passaggio, spiega Manco, epocale. Finalmente è prevista un'indennità per i rapporti di collaborazione, quindi i famosi 600 euro, comprendendo anche gli istruttori e insegnanti che prestano la propria opera con le ASD, le SSD, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, gli organismi sportivi in genere. Un dato di portata storica. Assieme a questo riconoscimento, bene anche le misure su sospensione degli affitti e mutui. È un momento drammatico per il paese che si riverbera, ci dice ancora Manco, anche su chi dell'attività fisica ha fatto non una questione di gare o medaglie, ma di salute e benessere. Molti comitati territoriali stanno costruendo forme di comunicazione multimediale per poter permettere comunque alle persone di fare attività motoria in casa. Manuel Codignoni, GR2. GR1 Sport. Nei giorni scorsi, a causa della pandemia per il Covid-19, il governo ha firmato il decreto Cura Italia che ha riguardato anche il mondo dello sport. L'UISP sottolinea il significato di queste nuove normative e rilancia l'attività sportiva da casa. Il servizio. Un decreto che può rimettere in pista lo sport di base nel nostro paese. Il Cura Italia introduce novità storiche, fanno sapere dall'Unione Italiana Sport per Tutti, ente di promozione sportiva presente in tutto lo stivale. A spiegarlo è il presidente della UISP, Vincenzo Manco. Finalmente è prevista un'indennità per i rapporti di collaborazione, comprendendo quindi i famosi 600 euro per la mensilità relativa al mese di marzo, comprendendo anche i nostri istruttori e insegnanti. Oltre 1.300.000 gli iscritti alla UISP, che dal 1948 raggruppa al suo interno tutto il mondo dello sport popolare. Per tutti noi la stagione sportiva sembra finita in anticipo, spiega ancora il presidente Manco, ma si può restare in allenamento anche tra le mura domestiche. Molti comitati territoriali stanno costruendo forme di comunicazione multimediale per poter permettere comunque alle persone di fare attività motoria in casa sotto questo hashtag che abbiamo lanciato, la palestra è la nostra casa. Giorgio Matteoli, GR1.